non è piacevole, no? Bisogna sempre stare attenti quando si recano le informazioni al pubblico, bisogna sempre stare attenti, perché bisogna, nel momento in cui si entra nella sfera della comunicazione, nella comunicazione media, comunicazione di massa, chiaramente bisogna soppesare le parole e pensare alle conseguenze che queste parole hanno, una banalità. Bene, allora a questo punto direi che per adesso posso spegnere, fatemi pensare, però prima di spegnere vi invito, vi faccio vedere le slide alle quali mi riferisco oggi, perché oggi io comincio a parlarvi di osservazioni e quindi se andiamo a vedere sulla pagina del nostro corso mi riferisco a queste slide qui, misure di precipitazione portata, le seguo con un ordine leggermente diverso da come sono presentate e vi faccio vedere giusto di che cosa stiamo parlando. Vediamo un po' dove è piazzato questo qua. Allora, questo adesso lo apro con LibreOffice, portate pazienza che fa un po' prima, ma tanto per adesso lo usiamo, poi lo apro cose poi, quando lo useremo. E praticamente qui parliamo di queste slide, parlano prima di precipitazione, misure di pioggia, misure di precipitazione e poi di misure di portata. Io invece parto a parlare delle misure di portata e poi parlerò delle misure di precipitazione, però ciò che dico direi che è compreso quasi totalmente in queste slide. Poi ovviamente siccome parlo con un braccio non totalmente, però ecco, qui direi che più o meno ci sia. Allora già che ci sono, faccio una cosa, me lo copio e io apro con PowerPoint, così sono già pronto, non so partire. Prima vi faccio una premessa per la quale non ho bisogno dei lucidi, ma dopo ne avrò bisogno perché ci sono alcune figure carine e quindi me lo preparo. Ecco. Molto bene, e adesso posso però bene, allora vediamo un attimo così. Allora adesso accendo un paio di luci. Ricordatevi il filologico, in questo corso vi ho detto che il nostro fine ultimo è progettare delle opere, per fare questo abbiamo bisogno di sapere le altezze di acqua estreme e le portate estreme, vi ho detto che per fare questo occorre stimare delle variabili di progetto, che per noi essenzialmente è la portata estrema che ci servirà, ricordatevelo, questo l'abbiamo detto, come condizione al contorno per risolvere l'equazione di Semmenant. Vi ho detto l'equazione di Semmenant ha necessità di due condizioni al contorno, una è sempre a monte, vi ho detto tipicamente la portata, allora noi questa portata estrema la dobbiamo stimare. Questo rappresenta uno dei problemi più interessanti e più non voglio dire più complessi perché non è un problema difficile, però è un problema che comporta una notevole incertezza, vedremo da che cosa è originata, e quindi è un problema che va affrontato con molta cautela. Non è un problema estremamente complesso, ma occorre cautela. E anche per questo motivo è un problema che io ritengo interessantissimo. E come vedrete le soluzioni sono diverse e noi ne prenderemo in considerazione alcune. Come vedrete sono soluzioni che richiedono un'attenta valutazione non solo delle caratteristiche tecniche del problema ma proprio anche del sistema fiume e di tutto ciò che gravita attorno a questo sistema fiume. Ecco, per venire
alla stima di questa portata di piena è necessario avere delle informazioni. E noi abbiamo necessità di informazioni su questo sistema fiume che dobbiamo in un qualche modo interpretare, capire. Ecco, queste informazioni sono di diverso tipo, ma una informazione importantissima, certamente l'informazione che ha più valore per noi, sono i dati. I dati osservati di portata fluviale e anche di pioggia, perché vi ho già chiarito che il motore di questo sistema che porta acqua nel fiume è la precipitazione. E allora noi abbiamo bisogno di dati. È chiaro che se uno ha delle osservazioni, dei dati, li uso come sinonimi, osservazione, dato, di portata nel corso d'acqua, queste sono utilissime perché ci danno un'idea perlomeno dell'ordine di grandezza. E se sono tante osservazioni, ci danno anche un'idea proprio di delle portate estreme. Provate a pensare al Po, ad esempio, no? Noi abbiamo ormai a disposizione 90 anni abbondanti, dal 1920, 94 anni di osservazioni di portata media giornaliera. Per noi dal 1 gennaio 1920 alla sezione di chiusura del Po abbiamo a disposizione tutti i giorni il valore medio di portata. È evidente che l'ingegnere potrebbe, nel momento in cui gli viene chiesto quale può essere la portata di piena del Po, la prima cosa che fa qual è? Visto che ci sono queste osservazioni, va a vedere il valore più alto che si è mai verificato negli ultimi 94 anni. E quello, se deve dare una risposta in pochi secondi, dice, beh, io prendo il valore più alto, vedrà che su 100 anni sono abbastanza tranquillo. Se dico che la portata di piena pare che il valore più alto, non mi sbaglio mica di tanto, perché ho 100 anni di informazioni. Quindi questo vi fa capire che le osservazioni sono importanti. Non vi fa però capire questo ragionamento perché sono necessarie. Ecco, le informazioni, le osservazioni di portata, i dati, nel nostro mestiere di costruttori idraulici non sono solo importanti, sono necessari. Ecco, qua potrebbe sorgere spontanea la domanda da parte vostra: perché? E vi faccio un esempio banale: se la mia variabile di progetto fosse il tempo di caduta di un grado dal decimo piano ad arrivare per terra, voi non avete bisogno di andare a misurarlo questo tempo di caduta per avere un'idea di quanto vale. Avete una legge fisica, ipotizzando che la resistenza dell'aria sia trascurabile, che vi permette di calcolare il tempo di caduta. Non avete bisogno del dato. Tutto al più, se ce l'avete, potreste usarlo come verifica, ma non ne avete bisogno. Non è necessario. E allora vi potreste chiedere perché invece, se io devo calcolare la portata di piena di un corso d'acqua, ho bisogno del dato, è necessario. Ecco, questo è un interrogativo che è necessario chiarire, sciogliere. Per quale motivo, quando parliamo di idrologia, non abbiamo a disposizione delle relazioni matematiche, dei modelli di calcolo che possiamo utilizzare anche senza dati? Ecco, vi dicevo, questo è un nodo importante da sciogliere. Allora, qual è la differenza tra il processo che comporta la caduta di un grave e il processo che guida la formazione delle portate fluviali, il processo che guida il fatto che si verifichi un evento di piena? La differenza è semplice ma molto importante, come vi dicevo, ed è legata al fatto che l'idrologia è una scienza che noi non conosciamo perfettamente, mentre la caduta di un grave è un fenomeno che noi conosciamo, la fisica ci dà a disposizione uno strumento matematico per descriverlo perfettamente. Ecco, nell'idrologia noi questi strumenti matematici che ci portano a determinare la portata di piena di un corso d'acqua non li abbiamo a disposizione.
abbiamo a disposizione degli strumenti matematici che ci danno delle approssimazioni, ma non possiamo dire che siano precise. E allora potrebbe sorgere spontanea la vostra domanda: perché questo? Cioè, perché, qual è la differenza tra un fenomeno fisico tipo la caduta di un grave e un fenomeno pure fisico che è lo scorrimento dell'acqua in un bacino idrografico? Qual è la differenza? Allora, ci sono tante differenze, ma le più importanti, quelle che interessano a noi, sono: primo, che noi i processi idrologici non li possiamo vedere per intero, perché molti di questi hanno luogo nel sottosuolo e non li vediamo, non è possibile vederli. La caduta di un grave noi lo osserviamo perfettamente, possiamo osservare l'acqua che scorre sul tetto di una casa e infatti in quel caso la descrizione diventa molto precisa. Quando devo andare a calcolare le portate delle grondaie, la descrizione è molto precisa, perché è un fenomeno che possiamo osservare. Quando parliamo di fiumi, i fenomeni più importanti hanno luogo sottoterra, non li possiamo osservare. Il risultato è che, non potendoli osservare, non riusciamo a descrivere ad esempio il volume di controllo. Ci potrebbe essere un canale sottoterra che porta l'acqua, non lo vediamo, oppure ci potrebbe essere un mezzo pochissimo permeabile, noi non lo sappiamo. Quindi non riusciamo a descriverlo quel processo, anche se avessimo i mezzi per farlo, non riusciamo a descriverlo. Questa è la prima ragione fondamentale. C'è un'altra ragione che voglio mettervi in evidenza, ed è che anche qualora noi riuscissimo ad osservare questi processi, la loro descrizione è estremamente complicata, perché entrano in gioco delle componenti casuali. E qui vi faccio un altro esempio di un fenomeno che noi siamo in grado di descrivere perfettamente, ma rimane imprevedibile: il lancio di una moneta. Il lancio di una moneta è perfetto, nel senso che noi lo vediamo perfettamente che cosa succede, possiamo descrivere questo fenomeno in modo perfetto, perché la moneta potremmo farla cadere ad esempio da questo tavolo sul pavimento, ma se poi ci chiedessero se esce testa o croce, noi non lo possiamo prevedere. Possiamo solo dire che o esce testa o esce croce, ma non possiamo dire esce testa. Ecco, questo è l'esempio di un fenomeno che è chiarissimo come si evolve, ma è imprevedibile. Ecco, l'idrologia in parte ha di queste componenti casuali. A un certo punto la goccia che cade per terra può essere intrappolata da un filo d'erba, oppure può raggiungere direttamente il terreno. Andare a descrivere questo fenomeno si entra nel campo della casualità. Poco importa che questa casualità sia dovuta al fatto che sia effettivamente un processo casuale o sia un processo impossibile da descrivere, per cui diventa di fatto casuale. Perché uno potrebbe dirmi: sì, ma se io avessi una fotografia di tutti i fili d'erba, forse riesco a capire, date le coordinate della goccia che cade, se questa goccia va a finire sul terreno o sul filo d'erba. Cioè, se avessi tutte le coordinate descritte perfettamente, però questo è chiaramente impossibile, quindi alla fine il processo diventa casuale. E allora, essendoci questa casualità, voi non riuscite a scrivere un modello matematico perfetto che spieghi questi processi. Allora, per farla breve, qual è l'unica soluzione possibile quando un processo non è descrivibile per via deduttiva? Deduttiva significa: io parto dalla conoscenza del fenomeno e deduco il risultato. Ho detto che questa idrologia non è possibile, perché ci sono delle casualità, ci sono dei problemi legati al fatto che non riusciamo a vedere questi fenomeni, perché sono sottoterra. Quindi qual è l'alternativa alla via deduttiva? L'alternativa è la via induttiva. Io parto dal risultato
e da questo tento di descrivere il fenomeno. Però ho bisogno del risultato. Cos'è il risultato? Sono i dati, l'osservazione. Quindi in idrologia, in costruzioni idrauliche, io ho bisogno di lavorare per via induttiva, ho bisogno dei dati, sono necessari. Poi chiaramente rimane una domanda in sospeso che poi affronteremo, che cosa faccio se non ce li ho? Chiaramente la risposta non è non progettate, in qualche modo bisogna progettare e poi vedremo quindi come fare. Però i dati sono, le informazioni sono comunque necessarie. Ecco, tenete presente che quando si ragiona per via deduttiva, l'approccio classico è proprio il modello matematico, deterministico, cioè gli si dà i dati in ingresso e il modello fornisce il risultato cercato. Ripeto, quando si ragiona per via deduttiva, si costruisce un modello matematico detto deterministico, cioè prende i dati in ingresso e deduce il risultato. Per via induttiva invece l'approccio classico è il modello statistico. Proprio perché dovendo analizzare dei dati e dovendo trattare con incertezze, il metodo più popolare per raggiungere l'obiettivo è quello statistico. Non è l'unico mezzo possibile, però è il più popolare. Vado troppo veloce. Così. Allora, abituatevi a vedere questa differenza, mi raccomando, è fondamentale. Allora, processo deduttivo, modello deterministico. Processo induttivo, modello statistico. Quindi, quando posso descrivere il fenomeno in modo accurato, uso il modello deterministico. Quando non riesco, per la presenza di incertezza, a descrivere i fenomeni in modo accurato, uso un modello statistico. E questo vi spiega per quale motivo noi ingegneri facciamo spesso ricorso a quella noia che è la statistica. In realtà non è proprio noiosa la statistica, però di fatto lo diventa, perché facciamo più fatica a capirla. Non fate l'errore di considerare, purtroppo gran parte della letteratura lo fa, non fate l'errore di associare al processo statistico l'ignoranza del fenomeno. Per cui molti dicono: conosco il fenomeno, riesco a descriverlo, modello deterministico. Non conosco il fenomeno, mi salvo il calcio d'angolo con modello statistico. Questo è sbagliato, non si deve dire questo e non si deve neanche pensarlo, perché altrimenti si considera la statistica una soluzione di serie B per ignoranti e non va bene, perché non è così. Il ragionamento deve essere: descrizione perfetta del fenomeno senza incertezze, modello deterministico. Presenza del fenomeno di incertezze di qualunque tipo, proprio perché riconosco, quindi conosco il fenomeno, lo comprendo, riconosco la presenza di incertezza, uso l'approccio statistico. Questo è il ragionamento corretto, che porta a dare una giustificazione teorica ben precisa e anche tecnica all'approccio statistico, per cui nessuno deve permettersi di dirvi: ah, ma te hai usato un modello statistico perché non sei in grado di usare quello deterministico. No, proprio perché ho capito tutto, uso quello statistico. Ecco, questo è fondamentale, perché anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista scientifico, questo succede sempre. Io, purtroppo, per fortuna, la mia attività di ricerca l'ho fatta sui metodi statistici, proprio perché, e lavorando in idrologia, ho bisogno di quello. Mi sento spesso dire: ah, ma così non va, il futuro deve essere un'altra cosa. Ma anche dal punto di vista tecnico, a volte uno usa il modello statistico e si sente dire: no, non mi fido, voglio il modello matematico preciso.
Ecco, la risposta deve essere ben chiara, cioè proprio perché abbiamo capito come muoverci, usiamo qualche volta il modello deterministico, qualche volta il modello statistico, quando quello deterministico non è possibile usarlo, ma non perché non abbiamo capito, proprio perché abbiamo capito. Ecco, spero che avervi chiarito la situazione. Morale, torniamo a noi, ai soldoni. Noi abbiamo bisogno di osservare su un corso d'acqua dei valori di portata e dei valori di pioggia. Questa alla fine è la nostra necessità tecnica e abbiamo la necessità di andare a raccogliere questi dati. E se questi dati non esistono, li dobbiamo raccogliere noi, cioè bisogna andare lì, si mette gli stivali e si misura la portata. E allora noi è importante che capiamo come muoverci. Cioè, che cosa, nel momento in cui un committente ci chiede di progettare un ponticello e su quel corso d'acqua non abbiamo a disposizione chiaramente su internet delle misure, come ci si comporta? Allora, la prima cosa da fare è cercare dei dati già disponibili. Questa è la prima cosa da fare. Quindi nel momento in cui vi capita un lavoro di questo genere, il primo interrogativo è dove vado a cercare i dati. Partendo dal presupposto che non state lavorando su un fiume dove basta andare sul web. Perché se voi lavorate sul Po, andate sul web e trovate già i dati. Basta digitare su Google dati Po e li trovate. Non proprio così facilmente, ma quasi. Ecco, se invece lavorate sul Modolena, dove mi è capitato di lavorare a me una volta, che è un fiume ciattolo che scorre vicino a casa mia, c'era il progetto del ponticello da fare, ritrovo i dati. Ecco, questa è la prima lampadina che si deve accendere. Allora, dove si trovano i dati? E io comincio quindi nel dirvi che quali sono gli enti ai quali vi dovete rivolgere. Ecco, tenendo presente la prima cosa che purtroppo bisogna sottolineare è che non esiste un unico riferimento, purtroppo, perché le competenze sui corsi d'acqua in Italia sono un poco frammentate. C'è una ragione per questo, non è soltanto dovuto a mancanza di organizzazione, però di fatto così è. Scusate. A seconda dell'importanza del corso d'acqua vi dovete rivolgere ad enti diversi. Allora, chi è che raccoglie i dati in Italia? Questa è la domanda che vi dovete porre. Allora, prima di tutto esisteva un ente che ha operato fino a una quindicina di anni fa che si chiamava Servizio Idrografico Mareografico Nazionale. Lo scrivo perché questo è fondamentale. Questo ente aveva fra i suoi compiti istituzionali proprio quello di raccogliere dati. E si può dire che questo ente esiste ancora, però nel corso della sua storia ha cambiato qualche volta nome e quindi adesso non si chiama più così. Però il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, detto anche SIDM, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, per un'ottantina di anni ha operato sul territorio italiano allestendo sezioni di misura di precipitazione, portata, temperatura e trasporto solido. Tutto questo è iniziato all'incirca nel 1920. Prima di allora sono state raccolte altre misure da degli organi regi, però in modo più irregolare e solo sui corsi d'acqua più importanti. Ad esempio per il Po si trovano osservazioni di piena, anche riferite, mi pare che nella piena del 1882 ci siano i dati. Ecco, però la misura regolare, l'operatività regolare del SIDM è cominciata attorno al 1920, è cominciata in modo graduale, quindi nel 1920 alcune stazioni, poi il numero delle stazioni è cresciuto nel tempo, poi attorno al 1970 c'è stata la crisi di fondi, hanno calato le stazioni e poi attorno al 1990
con l'avvento dei mezzi di misura automatici le stazioni sono aumentate. Ecco, purtroppo un centinaio di anni di osservazioni, vi ho detto che ha cominciato attorno al 1920, sono ancora poche, perché il clima e tutti i processi adesso associati sono fenomeni caratterizzati da un'ampia variabilità e, non potendoli descrivere in modo preciso e dovendoli quindi descrivere per via induttiva, ci vogliono molti dati, perché ragionate su quello che vi ho detto, perché un processo molto variabile ha bisogno di molti dati, ma pensate all'opposto, un processo costante ha bisogno di un dato solo, lo si osserva una volta e poi viene finito, no? Però un processo costante ha variabilità zero, invece un processo che oscilla tantissimo significa che voi avete bisogno di tanti dati, 100 anni sono ancora pochi. E per darvi un'idea del fatto che 100 anni siano ancora pochi, vi faccio un'altra considerazione intuitiva. Vi ho detto che noi abbiamo bisogno di valori di portata estremi, che si verificano una volta ogni 100 anni in media. Ma se si verifica una volta ogni 100 anni e io non ho neanche 100 anni di dati, come faccio a darvela stimare con valori di portata estremi? Addirittura le dighe si dimensionano con valori di portata estrema che si verificano una volta ogni 1000 anni. Come faccio io con solo 100 anni di dati andare a capire? E voi capite che sono pochi 100 anni. E questo è un problema, e genera un interrogativo. Vi potreste chiedere, ma perché l'uomo non ha pensato in tutta la sua storia, ha osservato le stelle, ha osservato tanti fenomeni, perché non ha pensato di osservare le piogge? Perché adesso vi dico anche un aneddoto, la serie di pioggia più antica che abbiamo al mondo, le serie in generale, le prime tre serie di pioggia più antiche che abbiamo al mondo sono italiane, tanto la più antica di tutte è Padova, hanno cominciato a osservarla nel 1780, quindi tenete presente 1780, cioè soltanto 250 anni fa e niente. Allora questo potrebbe generare un interrogativo, appunto, e dire ma perché? Non lo si è mai fatto, perché gli antichi hanno osservato le stelle e non hanno osservato le piogge, che sarebbe stato semplicissimo, bastava mettere fuori dalla porta un secchiello, no? Ecco, questo è un interrogativo al quale io faccio fatica a dare risposta, cioè perché i fenomeni atmosferici hanno attirato l'attenzione delle popolazioni antiche in modo non molto rilevante. Un pochino sì, perché ad esempio il Nilo gli egiziani lo osservavano per motivi molto semplici, perché venivano inondati, quindi hanno capito anche loro che se volevano capirci qualcosa lo dovevano osservare. Quindi nel Nilo noi abbiamo a disposizione delle serie annuali, però, cioè loro ogni anno segnavano il livello massimo e abbiamo a disposizione delle serie lunghe 600 anni prese dagli antichi egizi, prima di Cristo. Però questa è un'eccezione, in realtà, a parte questa eccezione, non lo si è mai fatto. E non lo so perché, mi viene da dire che fossero fenomeni che non causavano dei problemi tali da essere stimolati a cercare di capirli. Ad esempio, la forma dei pianeti, la posizione delle stelle, dovevano navigare, mi sono fatto questa idea, ma dovevano navigare, avevano bisogno di capire, no? La disposizione degli astri, e perché ne avevano proprio necessità per la navigazione. I fiumi forse gli davano meno problemi, probabilmente perché le piene, tutto sommato, non erano cose preoccupanti. Magari gli dava preoccupazioni a livelli bassi, le magre, ma però la magra poi è difficile da osservare, e la piena non gli dava grosse preoccupazioni. Ecco, forse per questo motivo, fino a tempi recenti, l'uomo non ha mai osservato il clima. E questo è un grosso problema, perché ad esempio quando si parla di cambiamento climatico noi dobbiamo fare delle supposizioni, perché più indietro del 1700 non ci andiamo, anche con la misura delle temperature. Pensate, misurare la temperatura sarebbe stato semplicissimo. Adesso noi diciamo che pare che nel Medioevo fosse più caldo di adesso, ma non abbiamo dei dati. Bene, allora torniamo al nostro problema, il servizio idrografico. Allora, il servizio idrografico come ha lavorato? Allora, innanzitutto queste osservazioni
è molto importante la cosiddetta scala temporale, cioè qual è l'intervallo di osservazione. Io vi ho parlato di portate giornaliere, poi vi ho detto che gli egizi facevano un'osservazione all'anno. Ecco, per capire bene un fenomeno, noi abbiamo bisogno di dati osservati a scala temporale fine. Il servizio idrografico ha operato su scala giornaliera fino ai tempi recenti. Ha operato su scala giornaliera perché quando non c'erano i sistemi automatici di misura, fisicamente mandavano fuori una persona tutti i giorni a misurare, quindi di fatto era impegnativo, non potevano fare una misura scalaria. Tipicamente era il parroco a cui veniva chiesto di appunto raccogliere e leggere le misure. Queste cose ve le dico perché è importante, perché dovete capire qual è l'incertezza associata al dato, cioè conoscere. Questo è un interrogativo che dovete sempre porre, vi danno un numero, chiedete strumento di misura, qual è? E questo vi fa capire quanto è sicuro il dato. Per cui è intuitivo che se voi sapete che il dato è stato raccolto dal parroco, dovete avere un certo tipo di dubbio. Se è stato raccolto dallo strumento automatico del telemisura, dovete avere un altro tipo di dubbio. Non dico che uno sia più sicuro dell'altro, il parroco può essere molto più sicuro di uno strumento automatico in telemisura, ma bisogna capire se gli piaceva bere del vino, se, cioè, ci sono tutte delle cose, che se era un parroco pigro, se era un parroco invece molto giudizioso, ecco, quindi vi deve venire un certo tipo di dubbio, cioè il fatto che magari un giorno non è andato, però poi gli seccava a dire no, io mi sono svegliato tardi, allora ha scritto lo stesso numero. Ecco, quindi questo tipo di dubbio vi deve venire con la persona, non dico solo col parroco, dico in generale, no? con l'addetto. Questo tipo di dubbio. Con lo strumento io avrei altri tipi di dubbio, ad esempio il fatto che abbia preso un abbaglio quel giorno lo strumento, per cui anziché trasmettere un dato ne ha trasmesso un altro, cosa che invece la persona fisica è difficile che prenda un abbaglio, è più facile che non ci vada. Per questo vi dico quindi come l'hanno misurato. Ecco, recentemente invece lo strumento utilizzato è la telemisura, come vi ho detto. Quando si prende un dato, la prima cosa che dovete cercare di capire è se il dato è stato pre-verificato. Il servizio idrografico molto spesso lo faceva, quindi non si limitava a dire questi sono i numeri, ma c'era una persona che li verificava, se necessario li correggeva e poi li forniva. Ecco, questa è un'operazione nella quale io di solito ripongo fiducia, cioè quando mi dicono che il dato è stato pre-verificato, mi sento più tranquillo, piuttosto che sentirmi meno tranquillo perché dico chissà chi l'ha verificato, no? Beh, io parto dal presupposto che porca miseria, se c'è una persona che si è messa lì a fare la verifica, ecco, insomma, secondo me è un vantaggio, eh. Però questo è importante capirlo, perché se il dato non è stato verificato, invece dovete prenderlo con molta più cautela. Questo è il mio giudizio. Dove trovare questi dati? Allora, il Servizio Idrografico e Malografico Internazionale pubblicava ogni anno gli annali, il cosiddetto annale idrologico, e questi li trovate o presso il servizio, e adesso vi dico come si chiama, oppure ad esempio se venite su in Viale del Sorgimento, in Biblioteca Costruzione Idraulica e Idraulica, ci sono tutti gli annali quasi, dal 1920, no, diciamo dal 1940 fino al 1980, più o meno abbiamo questa collezione. E allora è interessante, se una volta passate di là, magari fare un salto e sfogliarsi un annale, è una cosa carina, mi fa capire più o meno i dati come sono raccolti. Allora, l'annale poteva presentare o i dati grezzi, oppure in alcuni casi, e lo dice, presenta i dati già elaborati, pre-verificati, e c'è scritto. Il Servizio Idrografico e Malografico Nazionale una decina di anni fa, potrebbero essere anche 15, è passato in capo alle ARPA, l'Azienda Regionale di Protezione dell'Ambiente. Quindi questo è il riferimento attuale per i dati, il riferimento principale, le ARPA. Thank you.
L'ARPA adesso non pubblica gli annuali, perché ormai le pubblicazioni cartacee, come ben sapete, stanno cedendo il passo. Adesso conservano i dati in formato digitale, che è molto meglio, e il problema è che adesso chiedono un contributo alle spese. E normalmente non lo chiedono per tesi di laurea, per motivi scientifici, per motivi didattici, però per motivi professionali chiedono il pagamento del dato. Invece l'annale non costa niente, costa il tempo per ricopiare i dati, perché chiaramente voi capite che avere le disposizioni in formato digitale, le puntate su Excel o su R, siete già a posto. Se invece avete un pacco così di annali, bisogna metterli tipicamente uno studente, un tesista, a ricopiarsi i dati, no? Questo era un classico, forse ve l'ho già detto, non ricordo se ve l'ho detto voi o gli altri, fino a 10-15 anni fa si cominciava la tesi così, arrivava il tesista, beh, intanto guarda, qua ci sono gli annali, comincia a copiare tutti i dati, e alle prime due settimane andavano a copiare i numeri, adesso questa attività non la si fa più, proprio perché è tutto disponibile in formato digitale. Bene, quindi l'ARPA è riferimento numero uno, e qua ci metto uno di fianco, poi ci sono altri enti. Perché voi vi renderete conto abbastanza velocemente, se avete dei problemi professionali, vi renderete conto che uno che cosa fa? Deve progettare un ponte sul fiume Trebbia a, diciamo un esempio diverso che mi viene bene di non sbagliare il nome del paese, sul fiume Secchia a Castellarano, allora uno dice bene, vado all'ARPA. Uno va là e chiede, avete dei dati se che Castellarano? No, non li abbiamo, non abbiamo la stazione di misura, allora uno dice, porca miseria, cosa faccio? Cioè, di fatto l'ARPA non ha un numero infinito di stazioni di misura, ce n'ha alcune, tipicamente sui fiumi più importanti. E siccome tipicamente un ingegnere neolaureato capitano invece problemi sui fiumi meno importanti, tipicamente il neolaureato non sa dove trovare i dati. Ma non sono neolaureato, non mi sia mai successo una volta, quando mi è capitato un impegno professionale, che di avere i dati pronti, non succede mai. Perché chiaramente che cosa vuol dire? Se c'è una stazione di misura, dove la mettono di solito su un ponte, ma se c'è un ponte non c'è bisogno di fare un altro ponte, oppure se c'è un ponte uno non può fare una presa d'acqua proprio lì, perché c'è il ponte, quindi la deve fare più a valle e più a monte, però di fatto.